Il comune di Riva del Garda ha attivato oggi il sistema di collegamento gratuito alla rete internet Wi-Fi su tutto il lungolago. Ogni punto di diffusione mette a disposizione 2 mega di navigazione internet gratuita. Gli utenti della spiaggia di Riva avranno una linea internet free. Sì, è un progetto che è partito, diciamo, nel dicembre 2015, si sperava di realizzarlo già nell'estate 2016, poi una serie di piccole difficoltà, anche il fatto della stagione, per evitare problemi durante la stagione 2016, abbiamo poi realizzato il progetto nell'inverno, inverno-primavera 2017, adesso siamo pronti, abbiamo testato da circa un mese, è attivo, abbiamo testato, tutto funziona e quindi lo presentiamo e lo comunichiamo a tutti i cittadini e ai turisti, insomma. L'utente che arriva in spiaggia nell'Alto Garda, in che modo potrà accedere a questo servizio wifi gratuito? Allora, appena arrivato in copertura, diciamo, dello spot wifi, quello che deve fare è selezionare sul proprio cellulare, sul proprio smartphone, quindi la rete, che è Trentino Wi-Fi. Una volta selezionata c'è la pagina di login, deve creare un nuovo account e la creazione dell'account prevede di inserire nome, cognome, indirizzo mail e il numero di telefono. Il sistema in automatico risponderà al numero di telefono inserito un codice e quello è il codice di attivazione per accedere quindi alla rete. Quanti sono gli access point qua sul lungolago? Beh, abbiamo posizionato 7 access point che partono qua dalla posizione dove siamo in Punta Lido, c'è spiaggia Sabbioni Est, spiaggia Sabbioni Ovest, l'Hotel du Lac, spiaggia dei Pini Ovest, spiaggia dei Pini Est e l'ultimo a Porto San Nicolò per coprire tutta la spiaggia. Un altro access point è poi posizionato nella zona della Fraglia, Garda Trentino Spa e fiere congressi. Chi ha realizzato l'impianto? Allora, è stato realizzato da Trentino Network e da AGS, curato da parte, per quanto riguarda l'amministrazione comunale di Riva del Garda, dal SIC, dal Servizio Informatico Comunale.